Era chiamato l'amico degli uomini, ma il conte di Mirabeau non disdegnava certo le donne, tutte le donne. Ah, finalmente vi trovo. Vi nascondevate? Non fate così, giù le zampe. Credevo che voi foste in cerca di qualche lavoro che facesse fruttare il vostro fascino. Io non pago niente. Peccato, perché io in questo momento ho un gran bisogno di denaro. Giuro che il mio borsellino non è mai stato così piatto. In questo caso, contate pure su di me, mio caro, per renderlo più tondo. Controllerò le mie liste. Vediamo. Vi trovo in gran forma. Ecco una buona cliente. Madame de Tutamour. Quanto può pagare? Lei offre 20 luigi per ogni seduta. Pagati in anticipo? Questo mai. Inoltre, caro... voi non siete affatto il tipo di animale che lei si diverte a cavalcare. Ma ascoltate, mio caro amico. Voi naturalmente avete già visto molta gioventù. Ma che cosa ci avete guadagnato? Perché non seguire i consigli della saggezza? Io ho qui, nella mia mano, un'autentica fortuna per voi. Una bella rosa sbocciata che sta ormai maturando. Potete andare al diavolo. Se prima non ci andate voi. Ma non si tratta solo di questo. Quello che io vi offro è un grande tesoro degno degli dèi. Su, fidatevi di me. Fidatevi della mia esperienza. Già. Ho sempre rispettato gli anziani. Monsieur e mia zia arriverà tra qualche minuto. E vi prega di aspettarla. Mia zia mi ha domandato di tenervi compagnia. E sono sicuro che a Mademoiselle niente sta più a cuore della felicità di sua zia. Monsieur, mia zia mi vuole molto bene. Ecco perché abito da lei. Monsieur, della frutta. Il mio regno per un grappolo d'uva. Immagino che fra gli uomini che frequentano la casa di vostra zia, voi avrete certamente mille ammiratori. Ma quanti tra loro meritano di essere notati? E voi non ne avete trovato uno solo il cui omaggio... Oh, perdonatemi, stavo per commettere un'indiscrezione. Ma sappiate, chère mademoiselle, che io sarei volentieri quel felice mortale. Vi chiedo scusa, mio caro amico. Vi assicuro che sono veramente desolata per avervi costretto ad annoiarvi in compagnia di una sciocca ragazzina. Questa è mia nipote. Lei conosce ancora così poco il mondo.